È una grande emozione questa grande partenza, questo grand départ da Firenze Emilia Romagna. È la prima volta che parte dall'Italia. Ovviamente Firenze è una città che tutti i francesi hanno proprio nel cuore, che da Medicine poi ha una lunghissima storia con noi, e anche significa che c'è una passione comune che abbiamo noi francesi italiani per il ciclismo, anche per la bellezza, perché il Tour de France proietta in tutto il mondo questi paesaggi. È un sogno che inseguiamo da 15 anni, un evento storico, mai successo prima che il Tour de France, la più grande competizione internazionale del ciclismo, partisse dall'Italia e ovviamente doppia soddisfazione perché parte da Firenze. Io voglio ringraziare Christian Prudhomme e tutto il suo team perché hanno creduto in questo progetto, in questa candidatura italiana. Voglio ringraziare il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ha subito sostenuto la candidatura italiana con la costruzione di queste quattro tappe, nel segno della storia del grande ciclismo italiano, nel segno di personaggi come Gino Bartali, Gastone Nencini, nel segno di una città come Firenze che ha sempre creduto nel ciclismo e che già nel 2013 ha dimostrato di saper organizzare grandi eventi come i mondiali di ciclismo. Io sono emozionatissimo, sono felice come un bambino, anche perché posso dirvi che l'impegno e la fatica per inseguire questo risultato in tutti questi anni sono stati davvero grandi. La bici ci ha portato fortuna perché quando abbiamo fatto la presentazione insieme della tandem per il congresso non immaginavamo che avremmo avuto questo bel risultato e speriamo che sia una bella pedalata, lo è in tutti i sensi. Ovviamente quella del congresso è difficile perché siamo noi a dover pedalare. Per il Tour de France dovranno farlo i ciclisti veri. Bonaccini, avevate cominciato a parlare del tour insieme in tempi politicamente non sospetti, poi insomma vi siete uniti anche da quel punto di vista. È una bella soddisfazione, è un sogno che diventa realtà, la prima volta in Italia. Addirittura quattro tappe, la partenza da una delle città più belle del mondo, la mia regione protagonista, insomma, quella che è, prima ancora che una grande manifestazione sportiva, è una grande festa popolare.